parliamo ancora d'amore, di San Valentino, e c'è chi San Valentino molte volte lo racconta con le frasi all'interno delle canzoni. Ecco, andiamo da Simone Guarino. Simone, ciao, buona nottata con noi nelle nostre chiacchiere di Jukebox. Buona nottata. Ciao Vladi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora, parliamo un pochettino. Intanto San Valentino, tu sei da frasi d'amore, da insomma da quelle cose poetiche, sei un po' così oppure sei un pochettino più freddo? Come sei? Ma allora, dipende, nel senso che dipende poi sempre dal momento in cui ti trovi, no? Dalla situazione in cui sei. Diciamo che poi raccontando di storie d'amore durante il mio percorso artistico, quindi tramite le mie canzoni, diventa anche difficile dirti che non sia una parte di me, ecco, quindi sì. Ecco, diciamo, non sono troppo mieloso, però è una cosa che bisogna, secondo me, bisogna farla uscire fuori. Ecco, ma non è facile. Quando non è ti metti, Simone, quando ti metti a scrivere canzoni, sì, ecco, e in quel momento pensi a un momento bello della relazione, della persona che vuoi incontrare, insomma, come nasce? Quando ti metti lì, com'è che funziona? Carta e penna oppure PC, tastiera, monitor, come funziona? Allora, carta e penna secondo me è sempre il primo istinto che arriva da lì. Mm-hmm. Cioè, quando hai la penna in mano, inizi ad avere magari una melodia in testa, hai delle argomentazioni. Io per esempio tratto sempre situazioni della mia vita, quindi non solo situazioni sentimentali, ma anche proprio esperienze di vita mie. Certo. Infatti nei pezzi che ho scritto in passato e in quelli che scriverò, tratterò sempre situazioni reali, quindi niente di inventato. Parte insomma tutto da lì, ogni volta pensiero, che c'è un'esperienza, ogni volta che c'è una canzone che tu canti, interpreti, insomma è la tua vita raccontata in musica, giusto? Assolutamente sì, credo che sia la parte più importante, secondo me, l'essere sinceri, veri e sinceri, perché in questo modo arrivi, a prescindere che ti possa piacere o meno la canzone, certo, però se racconti di te e non inventi, secondo me non ti sbagli. Insomma, tu adesso se dovessi scrivere una canzone, la scriveresti d'amore oppure una canzone incazzusa, insomma, da arrabbiato? Come saresti? Ma in questo momento non ho uno stato d'animo particolare. Diciamo che in passato ho scritto sia d'amore che in situazioni un po' più particolari, quindi rapporti magari interpersonali, cose un po' più introspettive, eccetera. E quindi dipende proprio dal momento in cui sei, in cui ti trovi. Quindi non c'è una verità, secondo me. In base a quello che senti, scrivi, l'importante, a prescindere da tutto, è arrivare a chi ti ascolta. Poi ti ripeto, puoi piacere o meno. E quello è fantastico, ci mancherebbe. Se sei autentico, secondo me non ti sbagli. Ti chiedo una cosa, se si riesce, che ne so, tu scrivi testi, insomma, è più facile rispetto al sottoscritto, che io proprio, insomma, nemmeno i pensierini riesco d'amore, quelle cose lì mielose. Però le donne ci sono a quest'ora e me ne sto rendendo conto, sì, perché sono tanti a scrivermi i messaggi, e grazie veramente all'Italia, mi piace dire. Ecco, se tu dovessi scrivere un qualcosa però mieloso, come inizieresti? Un qualcosa veramente da conquistare una donna? Con cosa? Ma mieloso, in verità mieloso... E diventalo un attimo. No, sì, diventalo. Secondo me diventa esagerato. Ah, diventa esagerato. Non saprei dirti. Insomma, secondo te l'uomo mieloso non piace alla donna? Può piacere, ma secondo me proprio in una piccola frazione di secondo, poi diventa noioso. Ah, cioè, allora guarda, ci può stare quella parola giusta al momento giusto, okay, ma la devi sentire. Sì. Perché sennò poi, insomma, diventa anche... La donna è più avanti di noi. È proprio risaputo questo, quindi capisce quando sei sincero e quando invece stai inventando solo per... Ma tu dici che la donna riesce a capire queste cose? Assolutamente sì. Assolutamente tu mi stai dicendo che se un uomo finge anche di amare, arriva a casa con la rosa dicendo delle belle parole, insomma, in quel momento la donna si rende conto se è vero o è falso, se si deve far perdonare qualcosa? Guarda, è statistica questa cosa. Quando l'uomo arriva a casa con i fiori e non c'è un motivo specifico, sì, tipo non domani, quindi non San Valentino, sì, è perché hai fatto qualcosa di sbagliato. Che oramai la donna è la oggi prima cosa che pensa è quella. Cosa ti devi far perdonare?
cosa ti dico? No, scusami un attimo, Simone, che adesso non c'entra nulla. Per quale motivazione adesso mi devono scrivere grande vittoria del Napoli, che non c'entra nulla all'1.43? Insomma, possiamo evitare, anche perché stiamo trasmettendo da Torino, possiamo evitare il grande vittoria del Napoli. Guarda, perché lasciamo stare, sofferenza. Sofferenza. Simone, facciamo una cosa. Ascoltiamo come ghiaccio al sole, che è la tua. Ok, perfetto. Giusto. Così va mi bene. Spieghi poi come è nata. Mi spieghi anche come è nata. E per le nostre amiche, guardate attentamente perché non belle guagliona. Ecco, guardatelo. Simone Guarino, come ghiaccio al sole su Radio Jukebox. Ce l'ascoltiamo insieme e ce lo guardiamo. Adesso tu sei qui. Dimmi qualcosa che mi spinga a star con te senza scappare. E le parole si sono sciolte come ghiaccio al sole. Adesso basta, smetti di parlare. Ci sono troppe cose da capire e tante da cambiare. Rumore, quel battito insistente del mio cuore che mi spinge a dare un senso al tuo cambiare, mentre lontano smetti di sentire l'amore che sa spegnere il dolore, l'amore che sa spegnere il dolore, l'amore che sa spegnere il dolore. Lasciami qui da solo. Fra i ricordi il nostro amore, perduto lentamente per le scale, con la guerra non si vince ma si muore, e non c'è pace ma il dolore fa rumore, col battito insistente del mio cuore, che mi spinge a dare un senso può cambiare. Sono sciolte come ghiaccio al sole. Ora sorrido perché scelgo di guardare oltretutto, oltre al silenzio, oltre al dolore. Come ghiaccio al sole. E noi Simone ce l'abbiamo lì in linea con noi, Simone Guarino.